Ogni bambino e ogni bambina, così come ogni adulto, prova tutti i giorni un susseguirsi di emozioni diverse. Non sono né buone né cattive, semmai ce ne sono di gradevoli o disgradevoli. Raccontano come ci si sente e di cosa si ha bisogno. Non si possono eliminare né ignorare, ma si può solo scegliere come reagire. In questa scuola si gioca con le emozioni, si impara a riconoscere le proprie e quelle degli altri, a esprimerle con il viso e con il corpo, a collegarle con quello che succede. Che colore è venuto, Dani? Gira. Allora cosa bisogna fare? Carta verde. Le maestre hanno realizzato attività creative per esplorare con i bambini il mondo delle emozioni. Le attività hanno preso avvio a seguito di un percorso di formazione interattivo curato dalla città metropolitana di Torino, in cui le insegnanti, condividendo l'importanza di una precoce educazione alle emozioni, hanno tradotto gli spunti teorici in buone pratiche sperimentate in prima persona, lasciando affiorare il proprio spirito bambino per incoraggiare competenze emotive e relazionali. Com'è la faccia nostra quando abbiamo paura? Sandra, come la faccia proprio? Siamo impauriti. Siamo proprio terrorizzati. Sentiamo la maestra. E a noi che cosa capita quando siamo arrabbiati? Le maestre, con inventiva e creatività, hanno proposto disegni, foto e collage, rivisitato giochi di un tempo, utilizzato libri e canzoni attuali per dare nome, colore e forma alle emozioni. Le attività ludiche, costruite insieme ai bambini, dall'emo memory alla ruota, al domino, al gioco dell'oca, alla tombola, al selfie delle emozioni, così come le facce la settimana emozionata, consentono di dare un nome a ciò che si prova, permettono di collegare l'emozione alle parole e di riconoscersi negli stati d'animo degli altri. Tante emozioni importanti e preziose che si sono potute riconoscere, capire e raccontare, sia quando non piacciono e fanno paura, sia quando sono piacevoli e fanno volteggiare soddisfatti e leggeri. Un altro momento felice? Quando abbiamo cantato, ci è piaciuto. No, ancora? Basta! Balla! Oh! Quando facciamo il compleanno, mia mamma e mio papà mi portano i regali belli. Quando papà ci sgrida. Quando tipo è San Matteo. Oggigiorno i bambini si muovono sempre più agevolmente nel mondo virtuale, ma hanno sempre meno dimestichezza con le emozioni della vita reale e con l'esplorazione fisica del mondo esterno. L'abilità maturata nell'infanzia di capire e controllare le emozioni, superare la frustrazione, andare d'accordo, se opportunamente allenata, permette di superare diffidenze, alimentare vicinanza, sentirsi più solidali. Si tratta di abilità fondamentali sia per la crescita individuale ed affettiva che per quella relazionale e sociale.